In questo video tratteremo dell'attivazione del programma. Dobbiamo dire che Calus viene proposto in una versione di prova, dove al massimo si possono inserire 10 record per ogni scheda. Ad esempio 10 articoli di magazzino, 10 movimenti, 10 fatture, 10 ordini, eccetera. Per eliminare questo blocco, che poi darebbe vita appunto alla versione di prova, dobbiamo attivare il programma. E come si attiva il programma? Attraverso l'uso di un codice seriale, dove il pagamento attualmente di 24 euro più IVA all'anno per un massimo di 3 postazioni di lavoro contemporanee. Quindi vuol dire che massimo possono essere attivate allo stesso tempo 3 postazioni di lavoro. Quindi se avete bisogno, mettiamo, di 6 postazioni di lavoro, avrete bisogno di due codici seriali. Dunque, quindi il programma all'inizio serve soltanto per farvi vedere come funziona. Però una volta che avete inserito i dati nella versione, diciamo, sbloccata, voi avete gli stessi dati. Molti ci chiedono cosa avrà di diverso il programma dopo lo sblocco. Nulla, soltanto lo sblocco appunto di questi 10 articoli, 10 record. Si possono inserire ovviamente tutti i record che si vogliono successivamente dopo aver sbloccato il programma. E dopo un anno il programma si riblocca nuovamente e occorre acquistare un nuovo codice seriale. Quindi il programma è quello che vedete, né più né meno. Non viene inserito nessun'altra cosa rispetto a questo con lo sblocco. In pratica con lo sblocco poi vengono anche sbloccate le stampe sulla stampante vera e propria, mentre l'anteprima di stampa funziona. Quindi per utilizzare il programma al 100% bisogna attivarlo e per l'attivazione serve un codice seriale. Viene fatto tutto tramite programma attivazione. Questo ad esempio si vede da qui che non è attivato, copia non attivata. Io ho più di 10 articoli, quindi se vado a fare nuovo valore, il programma mi dice che bisogna attivarlo. Quindi o premo sì qui, oppure vado su programma attivazione. A questo punto bisogna essere amministratori per effettuare questa operazione. Dico sì e mi viene presentata questa finestra. In questa finestra ci sono tutte le informazioni che dovete sapere. Quello che vi ho detto poco fa, 24 euro più IVA per un anno al massimo su 3 postazioni differenti simultaneamente. Quindi qui occorre inserire il codice seriale e poi fare attiva. Vedete che però non è attivato perché non è, cioè non è attivato il tasto attiva, scusate il gioco di parole, perché il codice seriale non è stato inserito. Per avere un codice seriale basta fare clic su richiedi e verrà aperta una finestra del browser che vi porta alla procedura per il pagamento. Dopo aver effettuato il pagamento, vi verrà inviato tramite posta elettronica il codice seriale acquistato che potete utilizzarlo per attivare il programma. Lo inserite qui e fate attiva. È un'operazione molto semplice. C'è da dire una cosa però riguardo al codice seriale. Occorre dire che questo codice seriale voi lo potete attivare al massimo 3 volte su 3 computer diversi. Ovviamente qui una volta attivato non è più possibile attivarlo. Quindi abbiamo fatto in modo che una volta attivato su un computer deve essere disattivato. Perché c'è anche la disattivazione? Perché se all'interno dell'anno io cambiassi un computer oppure lo dovessi formattare, prima di tale operazione devo andare sul computer vecchio e fare disattivazione. Quindi devo disattivare il programma per riattivarlo su un'altra postazione. Quindi ricordatevi sempre di disattivarlo e attivarlo in un'altra postazione. Questo ovviamente se utilizzate tutti e 3 i codici. Se
altrimenti potete utilizzare lo stesso codice anche su un altro computer. Attenzione, il codice seriale va utilizzato all'interno della stessa azienda per il quale è stato fatto l'ordine. Quindi non potete né vendere il codice seriale e né darlo in prestito, cioè il codice seriale vale all'interno della stessa azienda della fattura. Questo perché molti ce l'hanno detto e ovviamente il codice seriale può essere utilizzato all'interno della stessa azienda. Il codice seriale non può essere rivenduto, come dice appunto il contratto che avete sottoscritto al momento dell'installazione del programma. Attenzione su questa cosa perché qui ci va di mezzo la legge, ok? Dunque, penso di aver detto tutto sull'attivazione e disattivazione del programma. È un'operazione molto semplice che noi abbiamo utilizzato ormai da vari anni e che non dà nessun problema. Ok? Ci risentiamo per il prossimo video tutorial. Arrivederci.